questo quadro che c'è al centro, questo quadro raffigura l'incontro del Papa Leone Magno con Attila, re degli Unni. Sapete, gli Unni stavano invadendo l'Italia e rovinando tutto, il Papa era riuscito a fermarli e l'incontro è avvenuto sul Mincio a Governo. Bene? E questo raffigura appunto l'incontro. Il dipinto viene da Governo, non a caso. I personaggi che sono al seguito del Papa sono tutti del tempo ritratti di personaggi di Vincenzo. Questo è suo figlio cardinale. Questo è Bertazzolo, l'autore di quelle due mappe là. Questo è il vescovo di allora, il venerabile Francesco Gonzaga. E questo qui sotto è il Borgani, l'autore del dipinto.
questo organo è stato costruito dalla ditta Montesanti, organari mantovani molto abili, che erano capaci di, direi, di assemblare materiale fonico precedente. Parliamo dell'antico organo del 1600, attribuito a Butani, e diciamo anche degli antenati, quindi organi preziosi e rinascimentali. Oltre che avere 2600 canne, quindi un organo di grande potenza, direi anche registri estremamente delicati e di colore, come flauti, come sestrialtere e come altri flautini ottavini, flauti in quindicesima che non si trova abitualmente. Quindi è un organo che si esprime con tanti colori, ha quindi una preziosità e una, direi, ricchezza anche di espressioni, di temperature, potremmo dire, sia a livello fonico, sia anche a livello, direi, tecnico, perché è diviso in due sezioni, due organi, il primo grande e il secondo collocato in alto come secondo organo espressivo. È stato comperato, direi, nel 1845, portato a governo e rimasto smontato per 10 anni in 3 zone diverse. Poi assemblato dopo 10 anni nel 1855, probabilmente dopo le guerre del Risorgimento e dopo forse anche avere acquisito una capacità economica per poterlo assemblare. So
Discorso di terremoto ne avevo già sentite altre, ma tutte cose piuttosto leggere, esempio avevo avvertito anche quella del Friuli e altre piccole ancora, ma quella di governo veramente è stata una cosa per me un po' tragica. Quella della notte mi ha svegliato, ma non è che mi sia preoccupato più di tanto. Però quando sono andato in chiesa, quando ho visto tutti i calcinacci e quello che avrebbe potuto fare alla gente, perché dei pezzi di calcinacci molto grossi erano caduti sui banchi, proprio dove la gente normalmente la domenica mattina si metteva. Poi arriviamo alle scosse del 29. Le scosse del 29 veramente sono state una tragedia. La prima scossa del più o meno alle 9 del mattino, ero in casa, e stavo preparando qualcosa e la casa a un certo momento mi sembrava sobbalzare, non riuscivo nemmeno a stare in piedi e allora mi sono messo sotto un'architrave di una porta dove c'è un muro che è più o meno spesso mezzo metro e mi sono messo di traverso appoggiato e non riuscivo a rimanere nemmeno in quella posizione perché la scossa del terremoto continuamente mi sbalzava, mi toglieva da quella posizione. E avevo una gran paura ad uscire di casa perché pensavo che mi potesse venire addosso il campanile, ma almeno la punta del campanile, che fortunatamente il giorno prima era stata tolta perché quella sarebbe volata giù. Poi un'altra scossa l'ho sentita in chiesa, ero attorno all'una, ero in chiesa con l'ingegner Vincenti. Allo scuotersi dalla chiesa, l'ingegnere era più vicino alla porta, è fuggito. Io ero in mezzo alla chiesa, mi sono riparato dietro un pilastro. Mi sembrava che cadesse tutto. Io mi sono detto, adesso la volta della chiesa cade. E mi sono riparato dietro il pilastro dove c'è la cappella di Sant'Antonio. Fortunatamente, ad un certo punto, tutto si ferma, ma la sensazione era quella di un uragano, ecco, non di una cosa lieve, un uragano, non solo di rumori, di calcinacci che cadevano, ma di un vento, di un qualcosa che sinceramente non so neanche spiegare. Sono corso fuori, l'ingegner Vincenti stava guardando in cortile le cose, siamo corsi a vedere la facciata per capire se era caduto il timpano. In quel mentre vedo che il timpano si muove, praticamente incomincia a oscillare avanti e indietro e che ho detto Claudio, guarda che il Monte Santi stavolta è stritolato. Per fortuna anche quella scossa è finita, per cui si è fermata anche la cuspide, il timpano si è fermato e abbiamo, insomma, abbiamo visto che il Monte Santi si è salvato, perché se c'erano sopra ancora tutti i pinnacoli che erano stati tolti quelli una settimana prima, tutto sarebbe volato sul Monte Santi e il Monte Santi non ci sarebbe più, perché ho visto in altre chiese praticamente le canne sono state letteralmente ridotte a come dei fogli di carta tutti schiacciati. È stata un'esperienza veramente tremenda e ho capito allora tante situazioni di terremoto che sentite raccontare alla televisione sono un po' un'altra cosa, ma vissute davvero, veramente ti restano impresse per tanto e tanto tempo. Io penso che per alcuni mesi di aver sentito quasi come un sismografo, di aver sentito le piccole scosse di assestamento, avendo lo studio attaccato al campanile, perché lì questa costruzione così alta e insomma e che oscilla ti faceva sentire continuamente piccole scosse che ti facevano sobbalzare.
portato a governarlo il 19 settembre 2014 e in quella data già si potevano notare le prime piccole impalcature per sorreggere la volta della chiesa che aveva delle crepe. Poi marzo-aprile del 2015 sono iniziati tutti i lavori di ripristino della chiesa. La chiesa all'interno era diventata una selva di tubi, di impalcature e così pure all'esterno. I lavori che si dovevano affrontare erano i seguenti. Il campanile, che vi prego di andare a vedere, perché merita per la sua bellezza e per come è stato ricomposto. Poi il tetto della chiesa, la volta della chiesa. Tutte e due queste opere sono state fatte veramente a regola d'arte e mi devo complimentare con tutto lo staff che ha provveduto al ripristino del tetto e della volta. Sono emersi due quadri, due pitture interessantissime a fianco dell'altare, prima coperte dai due quadri che ora vedete sopra le due porte laterali, e infine il pavimento. Tutte cose che sono ben visibili e che possono essere sottoposte al godimento del nostro spirito. L'organo suonerà perché non ha grandissimi problemi. Si tratta di togliere polvere e di dare così una ripassatina a qualche canna. Si chiamano le ance, ma quelle sono soggette a stonarsi facilmente. Basta un po' di alterazione di clima. Comunque il nostro organo suonerà con un riferimento al quadro del Borgani, un quadro molto caro ai governolesi. Sapete che in sagrestia qui a Governolo abbiamo una copia esattamente uguale di quello che è in realtà. Il vero quadro è conservato al Museo Diocesano, non in un angolo, ma bensì nella stanza dei tesori dei Gonzaga. Per noi è un orgoglio. Molti si chiedono, ma perché non lo riportiamo qui? Ecco, a mio modesto modo di vedere, è bene che non lo riportare qui a casa, perché troppo spesso si sente parlare di furti, di danni, e quindi il rischio può essere grande. Lo lasciamo là a Mantova, al Museo Diocesano, perché veramente così può essere goduto da molte persone e rimarrà sempre proprietà di Governolo, della parrocchia di Governolo, e soprattutto rimarrà l'orgoglio di Governolo. Preciso anche che al Museo Diocesano il quadro è illuminato come si deve, per cui può essere goduto veramente nel guardarlo nella sua autenticità. Qui in sagrestia da noi rimane nascosto e comunque sarà sempre visitato da pochissime persone. Al Museo Diocesano invece chi ci va, e sono tante le persone che ci vanno, avrà modo di godere di questo spettacolo che è il quadro del Morgani. Iniziamo in questo momento un servizio anche sul campanile. Sono stati fatti lavori importanti, nel senso che sono state riprese le crepe che si erano aperte a seguito del terremoto. È stato tutto intirantato con un numero considerevole di tiranti, imbullonato, e quindi ora si presenta col massimo della garanzia. Ecco un esempio di tirante che è stato posto per ricompattare tutto il campanile. Ne sono stati posti tantissimi e adesso veramente la statica è garantita al 100%. E altra opera importante che è stata fatta sul campanile è la ricomposizione della punta, smontata pezzo per pezzo e poi ricomposta in seguito. È stato rifatto poi a nuovo tutto il sistema
contro i lampi, cioè il parafulmine, che abbraccia sia il campanile che tutta la chiesa. Ecco, quello che vedete è l'impianto per far elettronico per far funzionare le campane. Naturalmente è molto comodo perché basta azionare le campane o col sistema manuale, oppure già tutto predisposto, orari, settimane, mesi ed anni, in modo che le campane suonano automaticamente al tempo che si è predestinato e prefissato, senza bisogno di venire qui, non dico a tirare le corde, ma nemmeno ad azionare i vari meccanismi.